partiamo subito con la nostra campagna, perché Rossana Livolsi ci porta alla scoperta di un altro volto delle città, della città di Roma, alla scoperta della città vista dal Tevere, dall'acqua, insieme ai ragazzi dell'Unione Italiana Sport per Tutti. Vediamo. Cartoline dal fiume, così bello, magico da commuovere finché l'occhio non cade sulle plastiche appollaiate sui rami, delle alberature scarnificate dall'inverno, sui detriti che accompagnano le sponde, i cumuli di spazzatura solidificati, gli accampamenti sotto le antiche arcate di villaggi che si infittiscono spavaldi verso l'Ostiense e le baracche che disegnano una città di sotto che il sopra non vede. Tevere visto dal basso, dall'acqua, una discesa a bordo dei gommoni dell'Unione Italiana Sport per Tutti, pagaiando tra i relitti delle passate piene, carcasse, barconi, attracchi, vecchie zattere che emergono con le loro ruggini ad ammonire sulle dimenticanze, diventate approdi per i cormorani ed altri abitanti alati del fiume. Ci sono 12 scarichi non depurati che il gestore del ciclo dei rifiuti dell'acqua conosce bene, Acea, che si sa dove stanno e che non sono depurati e che continuano ad entrare all'interno di Roma, dentro il fiume, senza che nessuno li fermi. Il Tevere da recuperare, da far somigliare alla Senna o al Tamigi, restituirgli vita e renderlo vitale, l'ultimo a provarci fu Rutelli, un'esperienza che durò talmente poco che non riuscì a consolidarsi, a diventare il quotidiano dei romani. Abbiamo visto navigando gli attracchi dei battelli che si sono mano a mano disintegrati con le piene più violente, abbiamo visto che sono andate anche fallendo le cooperative che facevano la navigazione nel corso degli anni e che la facevano in maniera ordinaria, turisticamente, portavano la gente ad Ostia Antica a visitare Ostia Antica. Oggi non c'è quasi più nessuno, c'è rimasta soltanto alcune barche che fanno questo servizio. È evidente che questa partita va ripresa in mano, va ripristinata. La grande bellezza vista dall'alto si intristisce scendendo in acqua, circa 7 chilometri navigando e superando due rapide, dalla Rapacis lungo Tevere in Augusta fino a Ponte Marconi, un pezzo di città ucciso non solo dal degrado, a far morire il Tevere l'indifferenza. Scorre sotto i ponti ai piedi di Castel Sant'Angelo, lambisce un patrimonio storico, artistico e monumentale che non ha uguali al mondo, eppure scorre nell'indifferenza. A colpire non è tanto la presenza di rifiuti, quanto la di vita. Abbiamo superato il cuore stesso della città di Roma, che non dimentichiamolo è un'antica comunità fluviale che ci terrei a sottolineare, non solo legata al Tevere ma anche all'Aniene e perché no all'Almone. È stata persa una battaglia culturale, quella di riportare il fiume al centro della città. La fruizione, la presenza è la prima battaglia, perché solo così tu crei poi un movimento di idee intorno a questo fiume per stabilire che questo è un pezzo della città. Allora, noi l'abbiamo visto progressivamente scivolare al di fuori della città, diventare periferia che scorre nel cuore di Roma. Il Tevere, un pezzo di città che è stato rimosso dalla memoria collettiva, cancellato, abbandonato ai marginali, il fiume degli espulsi ed espulso lui stesso, eppure mantiene una struggente bellezza fatta di scorci ineguagliabili, di vita che resiste, una selvaggeria che altri fiumi urbani non hanno. Natura, storia, arte creano viste a pelo d'acqua, un irripetibile connubio, e basterebbe poco per cominciare. Basterebbe riunire da Ponte d'Estaccio a Ponte Palatino una pavimentazione di 1800 metri, sentite che sto dicendo, 1800 metri, per chiudere un cerchio e riunire riva destra e riva sinistra. La città va riportata al fiume e il fiume alla città. Rigenerare gli spazi, restituirli ai cittadini e riportare i romani sul fiume, la grande infrastruttura ambientale che attraversa la capitale da nord a sud. Questo fiume va assolutamente riportato al suo splendore attraverso la realizzazione di un parco fluviale regionale.
Una vecchia proposta dell'associazione che è stata fatta propria dalle istituzioni, sul tavolo l'iniziativa di un parco interregionale tra Lazio ed Umbria. Il rilancio di un turismo ecosostenibile, sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale, passa attraverso la valorizzazione di luoghi come questi. E può essere una funzione che mette in moto davvero un'occupazione nuova e anche una fruizione che in alcuni casi può mettere in moto nuovi tipi di attività, sempre attività ambientali sostenibili. La mobilità della città può ricevere un contributo molto importante anche da una navigabilità finalizzata a quello.